Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Carlo Maria Capristo, ex procuratore capo di Taranto e di Trani, è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione pena sospesa e al pagamento delle spese processuali dalla sezione penale del Tribunale di Potenza presieduta da Rosario Baglioni per tentata induzione indebita e falso ideologico. Per un'altra serie di ipotesi accusatorie relative a quest'ultimo reato, Capristo è stato assolto perché il fatto non sussiste. E questa la sentenza, riferisce ANSA, che ha definito il primo grado del processo a carico del magistrato coinvolto in una vicenda che riguardava un suo presunto tentativo di induzione verso la PM Silvia Curione per agevolare 3 imprenditori di Bitonto, Giuseppe Cosimo e Gaetano Mancazzo, attraverso il suo autista, poi uscito dal processo con patteggiamento e condanna a 2 anni. I fratelli Mancazzo sono stati condannati ciascuno a 2 anni di reclusione pena sospesa e al pagamento delle spese processuali. Questa sentenza sarà riformata, ha commentato il legale di Capristo, l'avvocato Angela Pignatari, perché siamo convinti che sarà data una lettura diversa degli atti oggetto del processo. L'associazione AIGI, a cui aderisce l'80% delle imprese dell'indotto ex Silva, in attesa di ricevere la convocazione ufficiale da parte del Ministero delle Imprese al previsto incontro di mercoledì prossimo, ha confermato anche per oggi il presidio dinanzi alle portinerie e la sospensione di beni e servizi, fatta eccezione della manutenzione delle batterie, al fine di garantire la pubblica incolumità. Lo rende noto la stessa associazione, spiegando che la decisione è stata adottata vista la grave situazione che sta investendo nuovamente, a distanza di quasi 9 anni, lo stabilimento ex Silva, e che sta portando al tracollo delle imprese già aggravate dal primo bidone di 150 milioni di euro conseguenziale all'amministrazione straordinaria del 2015. Se davvero non dovessero arrivare i 120 milioni di euro di crediti che vantiamo da Acciaierie d'Italia, spiega l'associazione, sarà decretato il tracollo sociale di un territorio che perderebbe imprese e imprenditori. La delicatezza del momento e dal punto di vista politico-amministrativo e sul piano economico impone un momento di riflessione mirato a mettere nuovamente al centro il capoluogo ionico, con le sue criticità da affrontare e da superare. Questo in sintesi quanto rilanciato dal Partito Democratico di Taranto, che nella serata di ieri si è riunito in assemblea pubblica presso la sala concerti Mercato Nuovo. Il tema dell'incontro: ripartiamo da Taranto, un confronto sull'attualità e sulle prospettive future della città. Presenti esponenti nazionali e locali del partito. Si è svolta nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio presso l'Hotel Salina di Taranto l'assemblea degli ex TCT iscritti alla Taranto Port Workers Agency. Tra i temi in agenda, la proroga dello strumento normativo che istituisce la Taranto Port Workers Agency, ma soprattutto la riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori ex TCT. Organizzazioni sindacali, la UIL, per quel che concerne i lavoratori ex TCT, ma se dovessimo parlare dello stato di salute dello scalo ionico oggi, che cosa lei direbbe? Lo stato di salute lo possiamo in qualche modo prendere e comprendere dai dati statistici che pubblicheremo nei prossimi giorni, perché stiamo aspettando le ultime informazioni, e vedono comunque un porto che cresce in tutti i settori, sebbene in alcuni con delle percentuali o dei numeri ancora bassi, e perde molto dal punto di vista dei traffici legati chiaramente allo stabilimento siderurgico. Lo stato è quello di un porto che sta attraversando una difficilissima transizione da un porto esclusivamente industriale a un porto polifunzionale. Coordinatore Pallini, sono ore complicate per la grande vertenza che investe il nostro territorio, quella dell'ex Silva. Qual è la posizione della UIL rispetto anche a queste sirene minacciose che arrivano di una nuova amministrazione straordinaria che farebbe ripiombare le imprese e i lavoratori in uno stato di grande sconforto? Direttore, l'amministrazione straordinaria non è mai, come dire, un monito eccellente. L'amministrazione straordinaria è un'estrema ratio che si esercita nel momento in cui tutte le questioni vanno in cortocircuito. Noi lo abbiamo gridato e lo stiamo dicendo da sempre. Ci fa piacere che in questo momento il governo abbia preso di petto la situazione, una situazione drammatica con degli impianti in stato comatoso.
Ovvio è che per noi ArcelorMittal non è un interlocutore, resta un interlocutore non credibile, ma perché basti vedere l'ultima, quella della composizione negoziata, nel mentre era in corso una discussione con il governo dall'8 di gennaio in modo serrato. Loro cosa fanno giorno 15 di gennaio? Alla Camera di Commercio di Milano mettono in piedi una procedura di composizione negoziata. La nomina ufficiale da parte del direttore generale Musei del MIC, Massimo Sanna, risale allo scorso dicembre, ma questa mattina la nuova direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, l'archeologa Stella Falzone, si è presentata ufficialmente alla comunità attraverso un incontro con la stampa tenutosi nella sala incontri del Martà. Siamo in una fase di rilancio di importanti sfide che riguardano il Martà, spiega la direttrice Stella Falzone, in cui si sta lavorando ad un ampliamento dell'offerta allestiva. Auspico che questa nuova stagione possa rendere il museo luogo dove riscoprire e valorizzare l'identità di questo ricchissimo territorio. A seguire, all'interno della sala, la direttrice ha presentato, assieme al maestro Piero Romano dell'Orchestra della Magna Grecia, il cartellone 2024 della rassegna concertistica Martà in musica. Quello che intendevo dire è che, da una parte, io sono in assoluta continuità per quanto riguarda la direzione precedente e quindi vorrei ringraziare, ovviamente, subentrando dopo anche un certo lasso di tempo, alla direttrice precedente, alla dottoressa degli Innocenti, e vorrei in questa occasione anche ringraziare i colleghi della direzione, della direzione museale regionale, che sono il dottor Mercuri e la dottoressa Lucchese, per il grande lavoro svolto. Il museo è, come dicevo prima, è una macchina perfettamente funzionante grazie al lavoro di chi mi ha preceduto e allo staff che lavora quotidianamente all'interno del museo, che qui intendo ringraziare. E quello che vorrei in futuro, diciamo, come dire, una macchina, renderla una macchina, se, usando questa metafora, in qualche modo ancora più performante. Beh, intanto noi cerchiamo di superare sempre, diciamo, l'obiettivo raggiunto l'anno precedente, quest'anno nomi sempre più importanti, sempre diversi naturalmente, con una piccola variante, perché visiteremo il museo, faremo delle mini visite legate al concerto e quindi ogni volta in 20-30 minuti faremo una piccola presentazione di un angolo del museo per poi affacciarci al momento musicale. Una serie di episodi di violenza e di aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria della casa circondariale di Taranto. Questa è la denuncia delle organizzazioni sindacali, le quali segnalano anche la grave carenza di personale di circa 70 unità. A causa di questa mancanza, il personale rimanente è costretto a turni di lavoro di 8 ore anziché di 6 previste dai regolamenti ministeriali, ma a preoccupare i sindacati sono i frequenti episodi di aggressione. Un detenuto ha aggredito un ispettore causando ferite con una prognosi di 15 giorni, precisano. Un altro agente è stato ferito con una prognosi di 25 giorni. Inoltre, l'ultimo di questi si è consumato il 20 gennaio scorso, quando un agente è stato assalito da un uomo con problemi psichiatrici, necessitando di cure immediate al pronto soccorso. Da qui la richiesta urgente di sfollamento di almeno 300 detenuti e di un rafforzamento del personale di polizia penitenziaria attualmente operativo. Dopo il gelo che ha investito l'Italia in questi giorni, avremo temperature in aumento nell'ultima settimana di gennaio, con massime fino a 20 gradi. L'anticiclone in arrivo dall'Europa è pronto a spazzare via le rigide temperature di questi giorni. La stagione invernale dunque si prepara ad avere un duro arresto. Secondo gli esperti, lo scenario persisterà per tutta la settimana. Si prevede un'assenza totale di precipitazioni e tratto distintivo sarà il caldo fuori stagione. Dalla redazione Cosmopolis News è tutto. Al prossimo notiziario.